Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di come si disegna. Oggi però non disegniamo, vero? Sì. Oggi parleremo perché oggi abbiamo fatto la carta riciclata. Quindi faremo la carta riciclata. Qua abbiamo fatto diversi fogli, alcuni li abbiamo fatti con i fiori e adesso vediamo come si può fare. Intanto, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale per altri video come questi e intanto buona visione. Allora, cominciamo con la carta da riciclare, vero? Sì, che la strappiamo a dei pezzettini. Quindi abbiamo preso dei fogli che erano già usati e li abbiamo strappati, anche quelli di giornale potevamo strappare, vero? Perché ce ne servivano tanti. Esatto, perché ne strappiamo tanti e poi li trasformiamo in carta riciclata. Cioè, perché i fogli si trasformano, i fogli strappati diventano dei veri fogli. Poi, una volta strappati, cosa ne facciamo? Li mettiamo nell'acqua. Esatto, riempiamo un barattolo d'acqua pieno di carta. Tutta carta strappata, vero? Sì. Strappiamo e poi riempiamo con ancora un po' d'acqua. E andiamo un po' così. Mamma mia. Io ho fatto uscire tutta l'acqua. Ecco. Adesso che abbiamo preparato la nostra carta, la lasciamo lì per qualche ora, vero? Sì, così diventa della carta riciclata vera. In realtà diventa morbida. Poi ci serve un rettino. Io ne ho preso uno da un vecchio codino grande che avevamo, che era un po' rotto. L'ho tirato via dal suo supporto e ho appiattito un po' la rete. Poi ci serve naturalmente un po' di carta. E carta di giornale o comunque magari dei vecchi disegni o cose che non utilizzate, e dei panni. Al retino ho aggiunto una cornice di legno, ho frullato con un frullatore di immersione la carta nell'acqua e poi con tutte queste cose, quindi retino, un panno, una bacinella, la mia carta tritata e un po' d'acqua, posso cominciare, ma prima vado a prendere qualche altra cosa. Andiamo a caccia di fiori, bimbi? Sì! Cos'è che non riesci a fare? Guarda, qua ce n'è qualcuno! Questi fiori che andiamo a prendere adesso, poi li useremo per andare a decorare un po' la carta, per renderla un po' più simpatica. Avete trovato qualcosa? Due occhi di Maria e un fiore giallo. Che belli. Mettili là dentro. Due occhi di Maria. Occhi di Maria. Guarda, ci sono i fogli, i fiori del trifogli. Prendiamo qualcuno? Sì, prendiamoli. Non tantissimi però, lasciamone qualcuno. Ecco, riempiamo la bacinella di acqua, bisogna metterne abbastanza in modo che sia comodo poter immergere poi il nostro retino. Buttiamo il nostro miscuglio di carta tritata, muoviamo un po' l'acqua e poi inseriamo il retino in modo da raccogliere questa poltiglia. Lo lasciamo colare e bene o male il nostro foglio è pronto. In realtà io ho fatto qualche altra passata, specialmente quando comincia a scarseggiare un po' di polpa dopo che avete fatto qualche foglio, ecco, potrebbe essere necessario. La tecnica è da sperimentare un po', ci vuole un po' per riuscire a farlo. I primi tentativi ne andranno sicuramente non a buon fine, ma ecco, provandoci un po' si riesce. Poi si capovolge una volta che è colata bene tutta l'acqua su un panno. Io mi sono aiutato con una paletta per far cadere un po'
quello che sì, il pezzo di carta, e si lascia ad asciugare. E naturalmente bisogna avere un po' di pazienza finché si asciuga bene. L'altra cosa che si può fare è utilizzare i fiori che abbiamo preso prima. Perciò io questi li avevo presi qualche giorno prima, li avevo messi ad asciugare dentro il libro, quindi si sono un po' schiacciati, e con l'aiuto di Eva li ho messi nel foglio. Quindi ho raccolto la carta nella bacinella, ho aggiunto i fiori nel retino, le foglie, anche le foglie sono belle da vedere, e dopodiché ho girato la carta come ho fatto prima. Ricordatevi che è facile che quando proverete a girare la carta questa si romperà. Non è un problema, perché basta ributtarla dentro la bacinella e si diventerà di nuovo poltiglia e potrete riprovarci. Ecco, questo è il procedimento per fare la carta riciclata. Naturalmente ci vuole un po' di pazienza. Io in questo caso ho usato un po' di colorante blu per dare un pochino più di colore alla carta, ma in realtà se utilizzate della carta tipo giallastra o comunque carta di giornale, un po' di colore già lo prende. Ecco, spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi che se non siete iscritti potreste essere di aiuto iscrivendovi a questo canale per supportarci in questo progetto che stiamo facendo con i bambini, e lasciando nei commenti anche i vostri pensieri, anche le vostre idee per le prossime attività. Intanto la carta rimane ad asciugare e poi il risultato finale è quello che avete visto all'inizio. La carta naturalmente è grezza, ma può essere molto utile per dei bigliettini speciali o comunque per qualche occasione speciale. A chi è arrivato fino a questo punto, grazie, e vi auguro una buona giornata. Al prossimo video.